Vedete, il tema della sigaretta qui è molto interessante perché vedete, per esempio, queste persone stanno fumando, però per esempio qua dietro ci sono delle persone, ci sono anch'io, no? Vedete qua? Anche lì ci sono delle persone. Questo è interessante perché parlava per esempio di una presunta legge, no? Che dovesse imporsi e negare fondamentalmente a tutti i fumatori di fumare all'esterno. La situazione è complicata perché? Perché a mio parere porre una legge che vieti ai fumatori di fumare all'esterno comunque è una violazione del diritto. Questo è il primo punto, cioè tra l'altro è una violazione anche del diritto del titolare del locale, a mio parere, perché è vero che uno si dice no, ma è solo pubblico, ma in realtà è sempre diritto dei privati. Cioè, in realtà quel locale c'è perché comunque un privato si è messo in moto, ha fatto sì che ci sia, eccetera, eccetera. E questo in realtà è quello anche di chi dice Wilder Cesarini Sforzasi rispetto al tema del diritto dei privati. Ora però la situazione si complica perché? Perché da un lato abbiamo comunque il tema del diritto sul tema probabilmente del principio di non aggressione posto in senso neutrale, ok? Quindi solamente sugli attori, uno che fuma e l'altro che non fuma. Togliamo appunto il tema dei titolari del locale, poniamolo sul tema del buon senso e anche della legge. In questo senso si può dire, beh, in realtà c'è un certo qual modo, appunto il tema del diritto, del principio di non aggressione, tale per cui la libertà del fumatore di fumare all'esterno non è superiore alla libertà del non fumatore di non essere danneggiato. Quindi, da questo punto di vista, la libertà che ha il fumatore di fumare all'esterno non implica che può danneggiare i non fumatori. In questo senso, quindi, in realtà bisognerebbe trovare un compromesso tra i due principi, cioè quella del fumo del fumatore e quello del fumo del non fumo, appunto, del non fumatore, perché non vuole fumare, non fuma. In senso neutrale. Da un altro punto di vista, però, si potrebbe dire: però in realtà la titolarità del locale è appunto del proprietario del locale. Quindi, da un lato io, per esempio, penso che porre una legge universalmente che neghi di fumare all'esterno comunque è, in certo qual modo, un'imposizione sulla titolarità del proprietario. Quindi, in realtà, in questo senso, bisognerebbe, in certo qual modo, all'interno poi di una struttura di proprietà, magari pensare, in realtà, che sia il titolare del locale a decidere effettivamente chi ha diritto fuori. Perciò, o quindi all'interno del suo perimetro. Perciò da questo punto di vista si potrebbe anche pensare che dovrebbe essere il titolare del locale a decidere se fuori si possa fumare o meno, al netto poi in realtà del venir meno spesso anche del buon senso. E molti mi diranno, però così tu fai venir meno il buon senso, eccetera, nel senso non è detto che tutti abbiano il buon senso. Però in questo modo tu in realtà apri un principio di concorrenza, cioè se tu sai che da consumatore quel locale permette di fumare all'esterno, ti chiederai, o comunque magari c'è il proprietario che magari se ne frega anche del venir meno del buon senso di alcuni, e in realtà penserai, allora c'è una concorrenza tale per cui io posso scegliere, e quindi sarai tu consumatore a decidere in quale locale andare. In questo senso si mantiene anche il principio di concorrenza sulla base appunto della scelta del titolare del locale, senza che in realtà ci sia un potere esterno ad imporsi sulla titolarità del locale stesso. Chiaramente quindi si lascerebbe più libertà anche al regime di concorrenza in questo senso, quindi i consumatori sulla base di quello che sanno rispetto al locale, cioè se si può fumare o meno all'esterno, decidono se andare a consumare lì oppure no. Questo atteggiamento limiterebbe da un lato il principio hobbesiano del diritto all'aggressione. Perché? Perché in realtà vediamo che la titolarità è di colui che ha il locale, quindi in realtà il diritto spontaneo permane sulla base di colui che ha il locale, ovvero sia colui che ha il locale decide, e poi i consumatori sulla base del suo avviso vanno o no. Primo punto. Secondo punto, questo in certo qual modo diciamo è una via di mezzo tra appunto la moralità kantiana. Perché? Perché effettivamente non tutti hanno il buon senso. E quindi è il titolare del locale che alla fine decide. Ma non è un'imposizione, perché il locale è suo.